Tanti auguri Corso San Giorgio. Oggi compiono 2 anni i lavori di rifacimento del pavimento della via principale della città di Teramo. Nel cronoprogramma presentato dall'amministrazione comunale, l'intervento sarebbe dovuto durare solo 400 giorni al massimo. E invece tutto è ancora approssimativo e a farne le spese è il commercio, che lentamente muore, ma che con ironia ha deciso di festeggiare. È una festa al contrario, perché normalmente una festa di compleanno significa un punto di arrivo. Quando si festeggia per esempio il primo anno di un figlio, è la festa del primo anno di vita, perché si incomincia a camminare, ci sono prospettive di vita. Qui purtroppo, dopo 2 anni di lavori, quindi il secondo anniversario dell'inizio, perché iniziarono nella terza decada di ottobre del 2016, 2 anni fa, i lavori non sono ancora ultimati e più che prospettive di vita c'è prospettiva di morte delle attività commerciali, che molte già sono decedute. Infatti per il corso abbiamo oltre 10 negozi sfitti, mai ricordate nella storia dal dopoguerra ad oggi. Che è la colpa dei lavori del corso? Sì, secondo me il 99% è della responsabilità dei lavori del corso, perché mai ricordato negozi sfitti in questa quantità. Quanto è costato questo corso? Questo corso, tutto l'appalto, compresa la eventuale realizzazione di Corso De Michetti, 3.700.000 euro, quasi 4 milioni di euro, perché dicono che adesso, a seguito di questo tipo di colorazione, pare, fra l'altro, la cosa a detta di specialisti pare che non vada bene nel tempo, che debba essere trattato questo corso per evitare assorbimenti di macchie di olio e quant'altro, quindi intorno ai 4 milioni di euro, tutto compreso anche Corso De Michetti.